Il nostro viaggio inizia arrivando a Pantelleria con l'aereo. Non conosciamo l'isola, è primavera ed appena possibile andiamo subito alla ricerca dei paesaggi più interessanti da scoprire. In questa stagione ci sono pochissime persone, quasi nessun turista. Questa tranquillità ci consente di cercare i luoghi più suggestivi e farci un'idea di come potrebbe essere un percorso esplorativo delle coste vulcaniche, in kayak, intorno all'isola. Osserviamo dal mare il piccolo centro di Scauri, è la zona più antica dell'isola dal punto di vista geologico. Infatti il villaggio sorge sul centro eruttivo più antico di circa 350.000 anni fa. Sui paesaggi piani, coltivati a vite o capperi, la luce primaverile è vibrante e variabile. Restituisce dei colori che saranno sicuramente diversi in estate inoltrata, durante il nostro previsto ritorno. Dopo il primo contatto primaverile con l'isola siamo tornati l'estate seguente. Ci accoglie la nebbia che si manifesta come una coltre. Osserviamo con stupore questo fenomeno, tutt'altro che raro. Osservando la mappa con l'esperienza del sopralluogo di primavera, immaginiamo che il percorso più interessante dovrebbe essere tra Scauri e Cala Cinque Denti. Percorriamo con uno scooter la strada perimetrale in tutta la sua lunghezza intorno all'isola. Durante tutti i giorni di sopralluogo scopriamo che il vento e del mare variano rapidamente, alternando un paesaggio ed un mare tranquillo con giorni ventosi e di mare burrascoso ed insidioso. È più comodo utilizzare un mezzo a due ruote per guardare il paesaggio, anche se spesso si incontrano curiosi autoveicoli di altra memoria, restaurate perfettamente. Anche i vari venti sono aritmici ed imprevisti, gli abitanti li definiscono con questi nomi: Levante, Scirocco, Scirocchetto, Maestralino. Durano sempre almeno tre giorni e questo indica chiaramente che le giornate di calma sono rare. Il nostro giro esplorativo continua anche verso Pantelleria Centro in una giornata decisamente ventosa. Infatti i motoscafi a noleggio sono attraccati e al riparo, come anche le grosse imbarcazioni. Dopo Pantelleria, sempre in direzione sud, vi è un mare aperto con scogli pericolosissimi, taglienti e senza approdi. Non è il caso di avventurarsi da queste parti con il mare grosso. Questa esplorazione del territorio costiero è la premessa e attesa di una buona ed intera settimana di tempo propizio. Siamo pronti, è mattina presto, si parte finalmente da Scauri verso sud-est. Il percorso è pianificato in 5 tappe per raggiungere Cala Cinque Denti come zona di arrivo. Abbiamo calcolato di fare un percorso di quasi 30 km per circa 2/3 dell'isola. Al punto di partenza Michele, un amico, ci ha portato il kayak con la sua jeep. Abbiamo organizzato il cibo nei pack lunch, contenitori speciali. Il kayak che utilizziamo ha la base rigida ed è progettato per escursioni in acque mosse. All'uscita dall'insenatura in modo tranquillo si affrontano le prime correnti abbastanza forti. Da questo punto navighiamo sotto la caldera di Scauri. Rappresenta i resti di un antico centro eruttivo che poggia su una grande intrusione di lava, chiamata oggi Vallone di San Gaetano, formatosi circa 350.000 anni fa. Nella costa di Nicà incontriamo le prime grotte aperte. La costa rocciosa è porosa e stratificata. L'acqua del mare è cristallina e di colore verde. Il primo impatto è emozionante. Entrando nelle piccole grotte possiamo toccare le pareti.